Per la benna a catena. La benna era manovrata dal gruista che non vedeva l'interno della stiva, perciò veniva guidato da un segnalatore. Balza agli occhi la pericolosità di questo lavoro in cui gli uomini di stiva rischiavano la loro incolumità attimo per attimo. Contemporaneamente al lavoro delle gru, gli scaricatori, detti genovesi e camalli, scaricavano con grosse ceste chiamate coffe dalla nave direttamente a vagone. Le coffe avevano la capienza di più di 120 kg. I camalli camminavano su tavole larghe circa mezzo metro e più la nave si scaricava, si alzava di livello. Di conseguenza, le tavole ove camminavano gli scaricatori si alzavano da terra, aumentando il pericolo di caduta al suolo. Interno della mensa della compagnia dei carboni. Tutti i lavoratori del porto vi avevano libero accesso. La mensa aveva la capienza di 1000 posti per un totale di 3000 pasti suddivisi in tre turni, alle ore 11:15, a mezzogiorno e alle 13. Tutti i giorni erano in operazione di sbarco dalle 10 alle 12 navi, quasi tutte provenienti dalla Gran Bretagna. Il lavoro svolto a terra veniva fatto dalla sezione antracitisti. Questi separavano le varie dimensioni del carbone tramite forche e griglie e con dei martelletti rompevano i pezzi più grossi. Le misure commerciali avevano la dimensione del loro nome,
minuto, pisello, noce, arancia, cobles fino a 10 cm e il grosso oltre i 10 cm. Gli antracitisti, dopo aver fatto la cernita dei vari pezzi di carbone, lo caricavano su carri ferroviari e sugli autocarri con delle ceste della capienza da 120 a 180 kg. Ogni giorno venivano caricati circa 1000 vagoni da 20 a 22 tonnellate. Si trova ad un tratto dinanzi a questo splendido panorama, riconosce subito Genova dalla sua caratteristica lanterna, che sin dal XIV secolo domina la marmorea città. Fino all'epoca in cui uno dei nostri più maestosi transatlantici, il Rex, approdava le sue banchine, Genova la superba era il vero polmone d'Italia sul mare. Uno scalo cui facevano capo più di 100 linee di navigazione. Milioni di emigranti intrapresero di qui il loro lungo viaggio pieno di speranze. Nel 1928, l'anno che segnò il maggior movimento del porto, vi approdarono circa 11.000 navi, caricando e scaricando merci per 9 milioni di tonnellate. Era il tempo in cui, come vedete, di carbone ne arrivava in abbondanza. E anche il grano, in abbondanza, andava a riempire i silos di Genova. Per mezzo di speciali tubi aspiratori, il grano era trasportato dalla stiva delle navi direttamente nell'interno dei silos, in misura di 8.000 tonnellate ogni 24 ore. Attingendolo poi dalle 429 celle granarie, capaci di 70.000 tonnellate di cereali, Genova, come una provvida madre che pensa ai suoi figliuoli, distribuiva il grano a tutta l'Italia. Il disastro della guerra piombò sulla bella città italiana. Ed ecco la Genova che gli eserciti alleati trovarono al loro arrivo. Thank you.
La diga foranea era stata perforata da ben 286 fornelli di mine, di cui due sole bastarono a danneggiarla in tal modo che essa sopporta ormai umiliata l'irrompere dei marosi che la scavalcano. Il transatlantico Roma, trasformato durante la guerra nella portaerei Aquila, è ormai un'aquila dalle ali infrante. La medaglia d'oro Conte, per impedire ai tedeschi di bloccare l'imboccatura del porto, la fece affondare presso la banchina. Ma che cosa sono questi pontoni che si accostano lentamente al relitto di una nave? Sono i palombari. È nella natura italiana un istintivo, ammirevole impulso di rinascita. Non è trascorso un mese dalla liberazione di Genova e già i nostri arditi, generosi, infaticabili palombari sono al lavoro. Scendono sino a 12 metri di profondità e vi compiono una fatica invisibile ma gigantesca, nella quale ogni errore, ogni esitazione, ogni passo falso può voler dire la morte. Recuperano milioni di merci che giacciono sott'acqua. Qualche volta una cartuccia di dinamite fa a pezzi una carcassa subacquea. Già nei bacini si lavora sodo. Magnifico sforzo dei genovesi ha permesso, in un tempo da primato che colpisce di stupore i nostri stessi vincitori, la ripresa del movimento mercantile, linfa, rigoglio, vita della città. Già si caricano sulle navi i prodotti della nostra industria rinata. I soccorsi dell'UNRWA, che tanto hanno contribuito ad alleviare le nostre sofferenze, trovano rapida e ordinata accoglienza. Intanto, per la sicurezza della navigazione, la Marina Militare Italiana, sotto la direzione della Medaglia d'Oro Comandante della Penne, l'eroe dei mezzi di assalto, provvede alla ricerca e alla distruzione delle mine che infestano il porto. Un suggestivo convoglio si allontana all'alba dalla riva. I palombari vanno alla ricerca febbrile delle mine magnetiche che ancora insidiano la vita dei naviganti. Ognuno ha un suo compito preciso e lo compie con la cosciente serenità e la ferrea disciplina.